Oggi di nuovo i lavoratori Alitalia che hanno impugnato in particolare il mancato passaggio in ITA sono di nuovo in piazza, qui nei pressi della Camera dei Deputati, ove in Commissione Sesta e Commissione Decima si sta discutendo l'approvazione di un decreto, il decreto 131 del 29 settembre, che all'articolo 6 prevede una disposizione per cui si fa carta straccia, si tenta di fare carta straccia alle cause avviate dai lavoratori all'Italia. In particolare un'interpretazione autentica di una norma che addirittura è in essere da 24 anni, cioè una legge del 99 che si tenta di interpretare in maniera tale che era legittimo il passaggio del ramo d'azienda dall'Italia ad ITA, ma senza i lavoratori. E quindi i lavoratori che sono stati assunti da ITA liberamente sul mercato, ma non in osservanza di un obbligo come invece prevede la normativa italiana, la 2112 del Codice Civile, e come prevede la norma europea. Siamo in presidio appunto per chiedere la revoca di questo articolo. Sono intervenuti dei parlamentari d'opposizione che ci hanno riferito che al momento non è definita la data del voto. Ci riuniremo di nuovo in quell'occasione in cui le commissioni voteranno e anche nel giorno in cui andrà il dispositivo in aula. Se verrà accolta, se dovesse essere accolta la revoca di tale articolo, è chiaro che la nostra mobilitazione non si ripeterà, ma organizzeremo anche una conferenza stampa con l'aiuto delle forze politiche che si renderanno disponibili. Organizzeremo una conferenza stampa a Montecitorio per sollevare un problema che sicuramente cerca in qualche maniera di porre una pietra tombale sulle cause dei lavoratori e sul loro diritto di continuare al lavoro, ma anche per denunciare un atto che colpirà anche altri lavoratori. È un decreto pensato per porre la pietra tombale sulle cause dei lavoratori all'Italia, ma che guarda anche alle future cause dei lavoratori che subiranno lo stesso trattamento, cioè il passaggio di ramo d'azienda delle attività da un'azienda all'altra non consentirà appunto con questo decreto il passaggio dei lavoratori nel caso in cui le aziende dovessero essere in amministrazione straordinaria. Davvero un atto di arroganza parlamentare, anche dal nostro punto di vista eversivo da parte delle istituzioni. Stiamo chiamando i responsabili del governo ad un confronto, ad oggi ancora non l'abbiamo ottenuto. Molto semplicemente, oggi erano state invitate tutte le forze politiche e i membri della Commissione Decima e Sesta della Camera. Sono venuti esponenti dei Verdi, Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è che su questo articolo di legge, che di fatto riteniamo sia un articolo illegittimo, anticostituzionale, ma soprattutto pericoloso, perché la sua approvazione genererà, ove avvenisse, ove non ci ascoltassero nella cassazione di questo decreto, genererà una denuncia penale nei confronti di chi ha gestito un'operazione che evidentemente non era liquidatoria, perché gli slot, il marchio Alitalia, gli asset non valgono un euro, che è quello che ITA ha pagato gli asset di Alitalia. Quindi questo è il tema è fermare una deriva pericolosa che questo decreto rappresentare la dignità di migliaia di persone che a 2 anni di distanza stanno qua a lottare per difendere il proprio posto di lavoro, fino a che non sarà un reato in questa nazione difendere il posto di lavoro. E per noi oggi era un passo verso un'ulteriore iniziativa che chiediamo possa essere fatta ancora più vicino alla Camera dei Deputati, dove la discussione di questo decreto.